Un cordiale buongiorno e ben ritrovati nel canale di Ambiente Natura. Oggi siamo qui per il quarto episodio delle formiche di Gianni, in cui parleremo di... Formica sanguigna. È un insetto particolare, molto interessante dal punto di vista psichico, dal comportamento della colonia, ma anche della fondazione. È una formica molto comune in Italia, però ha delle caratteristiche che la rendono unica. E le vedremo dopo la sigla. Allora, formica sanguigna. Questa formica è molto particolare e affascinante per molti. Perché, Gianni? Allora, stiamo parlando di una formica che ha attirato l'interesse dell'uomo, degli studiosi da moltissimi anni, proprio perché ricalca un po' il comportamento più abietto che abbiamo anche noi, lo schiavismo. In realtà non si parla di schiavismo. Il termine tecnico quando si parla di formiche è dulosi. È un comportamento che si riassume in questo modo. Questo tipo di formica, che è una formica abbastanza comune, diffusa sulle colline e pianure del nord, ma anche al sud, sull'Appennino, si trova. Credo che non l'abbiano ancora trovata solo in Sardegna, se non sbaglio. È una formica molto aggressiva, molto combattiva. E ha una particolarità: la regina non è in grado di fondare la propria colonia in modo autonomo. Per fondare usa tutta una serie di tecniche, di comportamenti che si valgono dell'uso di specie ausiliarie. Ma la formica stessa, la colonia stessa, ha questo comportamento che si risolve in spedizioni di guerra. Gli esploratori trovano un formicaio vicino di un'altra specie, normalmente vengono definite serve formica, sono formiche del gruppo formica, appunto come quello della formica sanguigna, e vanno a fare delle spedizioni di guerra, circondano il formicaio, entrano nelle gallerie e rubano i bozzoli. Quindi praticamente allo stadio finale dello sviluppo delle formiche, rubano i bozzoli e li portano nel proprio formicaio. Questi bozzoli, al momento della schiusa, la formica che esce sente l'odore del formicaio, crede di essere, siccome le formiche che escono dal bozzolo non hanno ancora un odore proprio, prendono l'odore del formicaio, credono di essere appartenenti a questo formicaio e cominciano a lavorare come ausiliarie o come schiave, dipende dal punto di vista, per la formica sanguigna. Si pensa che l'evoluzione di questa specie sia dovuta al fatto che questa è una formica molto aggressiva, non fa solo spedizioni di guerra per rubare i bozzoli, ha un formicaio vicino e va a molestarlo, ha un'altra specie vicina, anche non adatta per lo scopo del furto, e va e lo distrugge, cioè è fortemente territoriale. Allora si pensa che all'origine di questo comportamento ci sia il fatto che lei all'inizio andava nei formicai delle formiche vicine, le distruggeva, rubava comunque i bozzoli per mangiarseli, poi piano piano questi bozzoli hanno cominciato a non essere mangiati, si schiudevano, le formiche uscivano e loro le adottavano, e piano piano questa cosa qui ha avuto un'impronta evolutiva, le formiche hanno cominciato a andare regolarmente in spedizione a rubare i bozzoli negli altri formicai. Adesso le formiche regine stesse che devono fondare devono per forza avere delle schiave o delle formiche della stessa specie per cominciare a fare la loro colonia, e questo è il comportamento appunto dulotico o schiavistico di questa specie. Cosa che la rende molto interessante, oltre perché è molto attiva, è molto aggressiva, molto dinamica, è anche un oggetto di studio molto interessante proprio per il suo comportamento, che non è mai fisso.
perché questo tipo di formica, diversamente dalla formica amazzone, che è un altro tipo di formica schiavista, col tempo può mutare, non è strettamente schiavistica. Cioè la formica amazzone, ad esempio, può solo comportarsi così, rubare i bozzoli, perché altrimenti senza schiave non sopravvive. La formica sanguigna, man mano che la colonia cresce, può fare da sola, non ha più bisogno di schiave. Bisogna rassegnarsi all'idea che se decidete di allevare e studiare questo tipo di formica, queste formiche non sono vegetariane, sono estremamente aggressive e spiccatamente carnivore. Già in presenza della covata, come sappiamo, con le larve che sono particolarmente fameliche, le formiche vanno in cerca di proteine, perché per far crescere bene le larve ci vogliono proteine animali. Ma queste formiche assumono cibo animale anche quando non c'è la covata delle larve. E sono proprio sanguinarie, come le dice il nome. Le vediamo, io sono stato ad osservare una colonia in natura e in un quarto d'ora di osservazione a questo nido arrivavano insetti a pezzi di tutti i tipi, dal coleottero più robusto al bruco, alla farfalla, alla cavalletta. Sono un po' come la formica ruffa, sono predatrici molto abili e sono dotate di questo acido formico molto concentrato e sono veloci, per cui in condizioni naturali esercitano una pressione sulla fauna del prato notevole. Quindi bisogna nutrirle anche in questo caso con insetti, in alcuni casi glieli diamo morti o storditi o feriti, ma sono in grado di uccidere anche coleotteri robustissimi. Per cui insomma sì, è soltanto un atto di di bontà per non farli soffrire ulteriormente, anche se a me è capitato di mettere dentro dei bruchi abbastanza robusti e grossi, nel giro di 10-20 secondi sono morti proprio per effetto dell'acido formico. Potete sentirlo se vi avvicinate all'arena, è un veleno notevole che queste formiche hanno in grande quantità. Per cui sì, dovete mettere in conto che se allevate queste formiche, quando la colonia cresce servono una grande quantità di insetti, per motivo per cui io li allevo camole e latte apposta per loro. Quindi Gianni, per far partire un formicaio di formica sanguigna, cosa bisogna fare? Queste formiche hanno un comportamento un po' più complesso, come vi dicevo, hanno diversi modi per fondare. La regina può mettersi d'accordo con altre regine della stessa specie, rubare un certo numero di bozzoli ad altre formiche e ogni gruppo di regine si mette da sé sottoterra e alleva le prime schiave. Oppure può partecipare a una spedizione di guerra, rubarsi una parte dei bozzoli che vengono recuperati e fondare per conto suo. Oppure può raccogliere una parte delle guerriere di un formicaio e separarsi, migrare dal formicaio portandosi dietro un po' di guerriere e un po' di schiave. Questi formicai si riconoscete, la formica sanguigna assomiglia vagamente alla formica rufa, quelle che vedete nei boschi. L'aspetto è abbastanza simile, si distinguono solo per alcuni piccoli particolari. La cosa che li distingue sempre è che voi quando scavate uno di questi, intanto i formicai sono poco appariscenti, sono delle collinette di terra con un certo numero di uscite, sono in mezzo ai prati, sotto i cespugli. Non sono così appariscenti come il nido della formica rufa. Una cosa li distingue dal nido della formica rufa, assolutamente oltre all'aspetto, è che quando voi andate vicino a vedere troverete delle formiche rosse e nere, le formiche sanguinee, e delle formiche nere che vivono insieme a loro, e sono le schiave. E quindi da questo capite che è la formica sanguinea. Per allevare queste formiche ci sono delle difficoltà notevoli, perché bisogna trovare la regina dopo che è stata fecondata, come al solito. Ma poi non potete metterla da sola in una provetta, dovete per forza darle o dei bozzoli freschi che lei possa aprire e far uscire le nuove schiave,
o dovete farla adottare da formiche della stessa specie o da formiche di un'altra specie che lei schiavizza, tipo formica cunicolaria, tipo formica fusca, che è una formica molto pacifica, la formica nera dei prati. Queste formiche psichicamente e anche come aggressività sono inferiori alla formica sanguigna, vengono soggiogate dalla regina, che è anche in grado di comunque di controllarle fisicamente, e servono a questa regina per sopravvivere i giorni che le servono per deporre la sua covata. Lei non è in grado di deporre la covata e alimentare le sue larve, ha bisogno delle ausiliarie, quindi si ritrova in condizioni di ristrettezze, perché i primi giorni che ha fatto il volo nuziale, se lei non trova qualcuno da schiavizzare che le dia una mano, dopo pochi giorni muore di fame, non ha le scorte come le altre regine, e questo è il suo limite. Deve trovare proprio un modo, quindi dovete metterla in provetta con dei bozzoli e con delle ausiliarie subito. Se lei viene adottata, poi riesce a far partire la sua colonia. Questa è la difficoltà. Il video si conclude qui. Noi vi ricordiamo di lasciare un like se vi è piaciuto, di iscrivervi al canale e soprattutto di andare a visitare formicarium.it, andare a leggere la scheda della formica e guardate i video qui sotto per sapere altre incredibili storie su altre incredibili formiche, e ci vediamo nel prossimo video, nella prossima puntata. Un cordiale arrivederci. Lì c'è il fotografo che non vuole essere fotografato. Me le devi fare avere quando hai finito il montaggio. Guarda che ti salgono le formiche sulla macchina. Bestia. Sì, c'è una. Chiudi una. C'è una sulla lente. Butta giù. Questa posso anche avvicinarmi. Quindi cosa dobbiamo dire, Gianni?